intanto era nel buco. No, senza guanti. Se non ce l'hanno. Eh? Se non ce l'hanno a posto. No, senza guanti. Dico, se il questore quando arriva gli viene in mente il guanto, poi intervengo io. Se passa, passa, se non passa, ne capiamo. Ne parliamo per evitare che cadano guanti e roba là. È un impiccio, lo sai no come funziona? Arrivi col guanto, il guanto deve andare nell'altra mano, poi devi fare il saluto, poi devi, poi devi prendere il... Cioè, devi passare dietro, è un casino. È un casino, meglio. Quello lo fate Bobis. Lo devi passare da dietro, bravo. Volete? Se vanno troppo indietro viene tutto sto lampo, se vengono un po' più avanti come lui utilizzano un po' la luce e dà meno fastidio, però è scena quel quadretto, il bagaglio lì. Per avanzarlo vedo se il massimo di dire no, di andare lì sopra, cioè a due gradini, soccorso più giù, due alzate. E durante la premiazione e dopo il limite quando è finito tutto si procede ora, ma dove saliamo da qui? Sì. Salire. Dove ce l'ha? E vi mettete qua. Va. Allora mi diceva ora per un problema aperto così non ci di cercare di portarci un pochino più avanti. Ok, non si vede. Però qui hanno il buio completo. Ma di meno qua, vedo se di cerchio riescono a sì, no, no, così, come sta lei? Non troppo, perché qui avrete le piante. No, guardando verso di me, sì. Mettiamo una X per sì, un pochino forse così. Forse è meglio, sì. Mettiamo, mettiamola, sì, sì. No, no, va bene, no, lo facciamo anche a reggio, l'ospite. Più che altro il primo, dovremmo poi inserire. Quindi io mi alzo un po' prima. Sì, il primo dal cartello e invita poi a... No, questo li mette il concello, lo fanno. Allora fuori sono perfetti, i vengoni, dopo ti dice Raffaella, tu entri nei vengoni, adesso andiamo lì. Provando se prova a vedere se esiste una mezza misura. E se lo lasciamo così? Allora loro hanno capito.
però... E comprovarsi la salute d'ora. Quindi quando io io dico si procede ora alla consegna... No, ripartiamo dall'inizio. Ripartiamo dall'inizio. Da lì. Il questore parla, bla 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 bla, finisce di parlare. Si siede, io aspetto che si sieda. Esatto. Dopodiché si procede ora alla consegna. Vai. Il questore e il prefetto intanto spostano. Vai. Ma dobbiamo spiegare a loro che i primi due, quando io dico si procede ora, devono già posizionarsi qua. Ok. Perché poi quando io dico promozione per merito straordinario loro salgono. Sì, ma adesso facciamo le prove. Il questore si è appena seduto. Si procede ora alla consegna degli attestati di riconoscimento. Vai più piano, Martì. Vai. Concessi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale della Polizia di Stato. Più avanti. No, infatti, stavo dicendo io. Dovete proprio essere qua. Sì. Dovete mettervi qua, esatto. Circa, sì. Fermo, esatto, sì, perché poi qua ci sono i gonfano. Si procede ora alla consegna. Si procede ora alla consegna degli attestati di riconoscimento concessi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale della Polizia di Stato distintosi per importanti operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico. Io aspetto che loro sì. Ma rimettetevi a posto, ripetiamo. Okay. Quindi aperti il sicuramente. Quando il prefetto e il questore si alzano che vengono, noi stiamo sul riposo. Sul riposo. Sul riposo. Sul riposo perché non parlano. No. Sì. No, non deve parlare. Vai, allora il questore si è appena seduto. Vai. Ok. Si procede ora alla consegna degli attestati di riconoscimento concessi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale della Polizia di Stato distintosi per importanti operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico. Okay. Promozione per merito straordinario. Quando dico così, sì, vi posizionate. Promozione per merito straordinario al vice sovrintendente Dirico Mirco ed encomio solenne all'agente Parucci. No, insieme, vi portate tutte e due assieme. Tornate. Sì. Perché io vi elenco tutti in fila. Quando voi sarete lì fermi, io parto con la motivazione. Sì, verso il pubblico. Sì, esatto. Cioè così, venite esatto. Su. Voi qua siete in due, pronte. Esatto, sì, considerate quello al centro, quindi uno dietro quella linea, sì. Uno di qui e uno di là dal centro. Facile. Ok, è facile. No, ti volevo dire, loro sì. Del pergamento. Ok, noi quando io dico merito straordinario, eccetera, sì, non mi importa di portare il pergamento. Okay. Sì, io direi che nel momento in cui io leggo, cioè dico promozione per merito, tu ti avvicini e me lo consegni. Prendi le parole. Ce l'ho. Quindi riparto da qua? Sì. Dobbiamo rifare. Sì. Dovete avere pazienza. Sì. Sì. Scusa. Sì. Per forza. Ok. Sì. Si procede ora alla consegna degli attestati di riconoscimento concessi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale della Polizia di Stato distintosi per importanti operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico. Promozione per merito straordinario al vice sovrintendente Dirico Mi. Devi partire insieme. Dovete partire insieme. Vabbè, siamo qua. Posto. Promozione per merito straordinario al vice sovrintendente Dirico Mirco ed encomio solenne all'agente Paruccini Nicola, all'epoca dei fatti in servizio al commissariato di pubblica sicurezza di Carpi, con la seguente motivazione. Infatti loro stavano dietro perché lui
ce l'ho proposto. E quindi purtroppo dobbiamo riportarli dietro, stanno al buio, lui non riesce a fotografare. Se ne farà una ragione. Il numero che ti ho messo? 4, vero? 4. Scusa, Dada, vieni con un attimo, scusa. Il massimo dei premiati 4. Stringiamo un po'. Sì, me. Poi scusa, il massimo che siamo in 4. Se il 4. Ma non siete proprio centrali. No? No, questo è proprio centrale, quindi 4. Prova a vedere. Se quello è il centro. Prova a andare. Magari là si può mettere. Si sposteranno. Ah, consideriamo che qua dietro ci sono pure le bandiere. Stanno pure le bandiere. Sì, c'è la bandiera qua, difatti io facevo una sorta di... Tu facevi così. Una sorta di così. Sì. C'è lo spazio così. Ma per quello che ti dicevo, secondo me è meglio mettere 10. Secondo me. Però per un pochino più indietro. Qua ci stanno le bandiere. Qua ci sono tre bandiere. Qua ci sono tre bandiere. L'importante è che o vengo di qua o da là, l'importante è che c'è lo spazio per passare. Poi qua se salire o rimanere là. Grazie.